Amici del web, buon pomeriggio, siamo in una mezza solata giornata arianese, siamo qui ad Ariano Irpino, incontrata a Breccetto, e oggi parliamo di una casina avvolta un po' nel mistero, però per parlarvene di più ne parlo con una che ne sa molto, più di me, abbiamo qui l'amico Raffaele Guardabascio. Allora, Lello, perché mistero un po'? Non esageriamo molto, comunque questa è una casina molto importante, antica. Le strutture si vedono, sono del 500, è stata proprietà di famiglie nobili di Ariano come i Nicoletti e poi Fedele, e qui proprio in questa casina, dopo che quando venivano qui ad Ariano le compagnie teatrali nel cinema che stava sia giù alla strada che poi nel Palazzo Gambacorta, ricevevano qua le comitive e qui si facevano festini tutte le ore, e quindi si faceva giorno, si faceva mattina, si divertivano, scherzavano, giocavano, e forse quindi era una casa piuttosto allegra, possiamo dire, potremmo dire, diciamo di rappresentanza. Che poi succedevano, perché queste cose sono sempre successe, succedevano pure a loro. Senti Lello, la cosa che mi colpisce di più è a parte è un po' dove si pone su questo promontorio che va verso la valle giù, e degli affreschi alle spalle, chiaramente Ariano Irpino, degli affreschi all'interno molto molto interessanti. Questi affreschi veramente sono interessanti, solamente che non c'è nessuna firma e non sappiamo nemmeno l'epoca. Io conto che è stata la fine del 700, inizio del 800, qualcuno dice che sono del 600, è possibile sia l'una che l'altra tesi. Certamente non sono artisti arianesi, sono artisti che sono venuti in compagnia con altre persone e poi hanno lasciato questo patrimonio. È un patrimonio da salvare perché sono bellissimi e fra poco andranno alla fine, perché il tetto è completamente caduto, l'acqua ci scende giù, nessuno si interessa. Noi chiediamo, facciamo un appello sia ai proprietari, sia al comune, sia alla sovrintendenza di Viseco, di cercare di dare un contributo per salvare questo per noi è un monumento ed è un pezzo di vita che si è svolto ad Ariano, e che quindi possiamo poi meglio approfondire, perché ci stanno dei documenti da leggere ancora, perché nel comune, nell'archivio comunale, ci stanno tutte le visite di tutte le compagnie teatrali che sono venute ad Ariano. Noi sappiamo il giorno, il mese, fino al 1910 qui c'è stata vita. Quindi no, poi non sappiamo dopo. C'è stato sicuramente un gran via vai. E Lello, la cosa mi dicevi poc'anzi, a livello di architettura possiamo datarla intorno al 500, almeno per quanto riguarda la struttura? La parte principale, la parte di sotto, certamente il 500, ci stanno i portalini del 500. La parte di sopra certamente ha avuto dei rifacimenti, però mantiene ancora intera la struttura che teneva, perché quegli archi sotto, quei portali che vanno nelle cantine, quelli sono 500, inutile. Senti, un'altra cosa, poi io ho parlato non a caso di mistero, a parte che non si conosce a livello lacunoso, all'entrata, la parte principale, quello vedremo dalle immagini, c'è una scritta un po', per qualche verso sinistra, o che ti avvisa di qualcosa, è un dilemma. È una scritta che io non sono un latinista, quindi non sono in grado di trasformarla, però con qualcuno che ho parlato, mi pare che fa procul profano, proiano, una cosa del genere. Sembra sia una descrizione che dice: mantenetevi lontani da questo luogo un poco di perdizione, forse anche di perdizione. Cioè è un po' un avvisare il viandante di non avvicinarsi. Siccome qua la sera si faceva baldoria, dice: mantenetevi a distanza, perché è cosa nostra. Beh, noi la cosa che abbiamo voluto fare insieme a te, noi ti ringraziamo, è capire quanto c'era di importante e di interessante in questa casa. È importantissimo, e aguzza anche un po' la curiosità. Certamente, io ho messo qualche fotografia qualche tempo fa su Facebook, però mi dicono che c'è stato anche un altro intervento, mi pare, che l'abbiano fatto quei ragazzi, quei professori De Padua e l'altro collega su Arnana, hanno fatto un articoletto pure su questo, hanno messo pure qualche fotografia, quindi dobbiamo recuperarlo e vedere pure loro che ne pensano. Quindi, per saperne di più, noi intanto ti ringraziamo, e da questa bella zona, dalla casa del mistero, la casina del mistero, noi vi salutiamo e lasciamo ai posteri l'ardua sentenza arriva da questo punto. Grazie Lello. Grazie a voi.